Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Forze per mantenere questa chiesetta della quale le voglio narrare. Così iniziava una lettera inviata dalla zelatrice Gaetana Marcenò a Sua Eminenza il Cardinale di Palermo Luigi Lavitrano, in data 16 maggio 1932. La scrivente si appella a Sua Eminenza supplicandolo di volere provvedere al bisogno della chiesetta. Questa chiesetta nasce nella seconda metà del secolo scorso come cappella privata del barone della Scala. Inizialmente viene dedicata a Maria Santissima delle Grazie ed era adibita all'uso esclusiva del barone e della sua servitù, fino a quando una sua erede, tale Concetta Migliore, l'aprì al culto dei fedeli versando la somma di lire 11.000 ai padri del boccone del povero perché non facessero mancare la messa la domenica e i festivi alla gente della borgata che si dedicava principalmente al lavoro della terra. La gestione della chiesetta alcuni sacerdoti bocconisti e fra questi si distinse padre Cerasola che dedicava ore intere per le confessioni, la predicazione ed il catechismo. La chiesetta era piccola, tanto che gli uomini, per cedere il loro posto alle donne, erano costretti a rimanere fuori e per ripararsi dai raggi del sole montavano una tenda all'esterno. Sia uomini che donne, però, erano costretti a portarsi le sedie da casa, perché non ce n'erano. Lo stesso padre Cerasola, nel 1906, fondò il primo gruppo del centro dell'apostolato della preghiera. Nasce anche un fondo costituito dall'obolo mensile del gruppo e dei fedeli, con il quale si comprarono le prime suppellettili necessarie alla povera chiesetta: pianete, quadri sacri, stole, crocifissi e 100 sedie. Con lo stesso obolo si innalzò un altare al cuore di Gesù e si acquistò una striscia di terra da adibire alla costruzione di una sacrestia e stanze per i sacerdoti. Nel 1920, dopo aver ben operato, venne a mancare padre Cerasola e nel 1921 lo sostituì padre Bruno, che però non mostrò interesse né per la chiesa né per i fedeli. Nel 1922 la comunità, anche in assenza di sacerdote, iniziò il primo ampliamento della chiesa che portò a termine nel 1923. Siamo scoraggiati perché vediamo il pericolo dove corrono le nostre anime. Siamo un gregge senza pastore, siamo come le barchette abbandonate nelle onde del mare. La presenza dei sacerdoti rimase precaria. Un avvicendarsi continuo di presbiteri provenienti da diverse comunità, francescani di Villa Grazia, monaci del convento di Santa Maria di Gesù, non assicurò mai alla piccola chiesetta una guida costante. Nell'ottobre del 73 mi fu affidata dal cardinale Salvatore Pappalardo la parrocchia Madonna del Buon Consiglio, che come territorio comprendeva la zona di Via Loi e di Barone Scala.
In via Loi la parrocchia era avviata da padre Randazzo, Vincenzo, primo parroco e mio predecessore, mentre barone Scala era piuttosto distaccata dalla parrocchia e non vi era un'attività pastorale vera e propria. Vi erano solo delle persone molto zelanti, tra cui il signor Guzzone Gaetano e la sorella Marianna, le signore Sedita, Lella, di Gregorio Domenica, di Gregorio Tanina e qualche ragazza che si occupavano della chiesa, provvedendo anche a cercare il sacerdote per la messa domenicale e festiva. Quando nel 1983 fui nominato parroco della chiesa Madonna del Buon Consiglio in via Loi, seppi dal precedente parroco, padre Giuseppe Grillo, che mi sarei dovuto occupare anche di un'altra chiesetta sita in Barone Scala. E nel visitare questa chiesa, la prima volta, non fu tanto l'angusto edificio che mi preoccupò o che mi meravigliò, bensì fu la numerosa popolazione che notai, insomma gli edifici, eccetera, esistenti in Barone Scala, per cui pensai subito che oltre a via Loi mi sarei dovuto preoccupare anche di questa borgata. Tuttavia considerai Barone Scala come succursale di via Loi, col compito soltanto di assicurare la messa domenicale e qualche messa feriale. Però in breve tempo mi resi conto che non era una succursale, ma una chiesa con i suoi fedeli bisognosi di premurosa attenzione pastorale. La chiesetta, non essendo parrocchia e non disponendo di spazi sufficienti, l'amministrazione dei sacramenti, battesimo, cresima, prime comunioni e i matrimoni, venivano celebrati nella parrocchia Madonna del Buon Consiglio, con disappunto dei fedeli che desideravano le celebrazioni nella propria chiesa. Col passare degli anni la mia attenzione si sposta verso l'angusto edificio che, oltre ad essere insufficiente, dava segni gravi di pericolo che man mano diventavano sempre più evidenti: grosse lesioni al soffitto, sui muri, stucchi e calcinacci cadenti, infiltrazioni d'acqua e umidità. Quindi la mia prima preoccupazione fu quella di intervenire per evitare probabili crolli, per cui incominciai a pensarci seriamente e nasce così la necessità del restauro e nello stesso tempo dell'ampliamento. La mancanza di fondi e l'impossibilità di ottenere immediati contributi per il restauro rendeva assai difficile e problematica la realizzazione. Tuttavia, col coraggio che ce n'è voluto tanto, con l'aiuto delle offerte dei fedeli e con il valido intervento dell'impresa dei fratelli Trapani, si dà inizio al restauro e all'ampliamento, con tanti punti interrogativi e anche con tanti rischi. La ristrutturazione e l'ampliamento è stato reso possibile con l'abbattimento dei locali preesistenti, che consistevano in una piccola sagrestia e in un saloncino, e di una vecchia casa adiacente alla chiesa, di proprietà dei fratelli Silvestri, che fu acquistata con l'offerta dei fedeli. Anni costantemente da me sollecitati sino all'esaurimento, perché insistevo continuamente, hanno veramente risposto con generosità e così si dà inizio ai lavori che hanno comportato la demolizione quasi totale
e gli scavi di sbancamento. Maestro Giovanni! Questa maestro! Isa! Isa! Mi ha quasi fregato una caccia!
ciliegia. Se l'ha cuoco la ciliegia. Oggi abbiamo 29 dicembre, il 27 la Chiesa deve essere libera, abbiamo capito? Sì, 27 gennaio, poi c'è da fare le...
Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni pace e gioia nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Eminenza reverendissima, grazie per questa sua presenza che ci onora in questo giorno di grande festa per tutti. Grazie ai fratelli sacerdoti, ad amici, benefattori e parrocchiani tutti per la vostra sensibilità. Eminenza reverendissima e carissimi tutti, ho ancora negli occhi la chiesetta che era, pericolante, angusta ed insufficiente, ma anche oggi è angusta. Insufficiente per l'aumentata popolazione della borgata, ma ho ancor più negli occhi il giorno in cui tutto era terra demolito. Il panico e lo smarrimento è stato tanto grande e di non facile spiegazione. Mi assalirono timori e perplessità tali che venne difficile superare. Era il momento in cui la chiesetta non c'era più. È stato terribile per me per tanti motivi. Mi chiedevo, e adesso che faccio? Mi veniva di scappare, ma il coraggio datomi da tutti mi rasserenò. La provvidenza, servendosi della generosità di tutti i parrocchiani, mi ha dato la forza di incominciare l'opera e si è andati avanti nella ricostruzione vivendo alla giornata. I fondi non erano sufficienti neanche per mettere la prima pietra. Questa ricostruzione è stata una sfida e un rischio. Mi ha sostenuto, cara Eminenza, lo Zelus Domus Dei. Lo zelo per la casa di Dio ci ha divorati tutti quanti. E tutti abbiamo rischiato per Lui, consapevoli che non ci avrebbe abbandonato. E così è stato. Gli uffici tecnici e amministrativi sono stati solo quelli del Paradiso. Gli altri uffici non ne abbiamo interpellato, consapevoli che non ci avrebbero dato udienza. Vedendo ora questa chiesa nuova, non mi resta che dire grazie a Dio e alla cara Madre la Madonna, che ho voluto presente in questo nuovo tempio, laggiù in fondo, dandole il titolo di Madre della Serenità, perché è lei che mi ha sempre sostenuto e dato serenità nei momenti difficili. Il mio grazie va a tutti voi presenti, parrocchiani, amici e benefattori, che avete collaborato con tantissimi parrocchiani. La chiesa di pietra è ricostruita. E ci è voluto tanto tempo e sacrificio. Diamoci ora da fare per la ricostruzione della vera Chiesa che siamo tutti noi, popolo di Dio. Per questa nuova costruzione spirituale mi metto ancora a vostra disposizione con l'aiuto di Dio e della sua e nostra Madre Maria. Insieme con l'aspersione dell'acqua, la Santissima
Credo che l'apertura di questa chiesa e la consacrazione di questo altare sono motivo di gioia per tutti quanti voi, fratelli e sorelle, abitanti di questa zona della nostra città e formanti parte di questa parrocchia del Sacro Cuore. Ed è una gioia quanto mai motivata, giustificata, lodevole, la gioia di poter aprire e dedicare una casa al Signore come espressione della nostra fede, ma aprire anche a noi stessi una casa come figli di Dio, come formanti la grande famiglia dei cristiani che vivono in questa zona e che vogliono avere un luogo dove insieme, non ognuno per conto proprio, che lo può fare anche a casa, di pregare e di lodare il Signore, ma insieme come grande dilatata famiglia cristiana trovarci per celebrare i santi misteri, per ascoltare la parola di Dio, per sentirci santificati da quei sacramenti che riceviamo con fede e con devozione, per uscire poi dalla Chiesa rinfrancati nella nostra professione di fede cristiana e pronti a testimoniarla anche fuori. Si viene in Chiesa per ricaricarsi di quello spirito cristiano, di quelle energie spirituali di cui poi dobbiamo fare uso quando nella vita fuori della Chiesa, nella vita della famiglia, del luogo di lavoro, nella società, nei vari rapporti che abbiamo, allora dobbiamo testimoniare che siamo veramente cristiani. E questa energia noi veniamo ad assumerla, a ricaricarla qui quando ci troviamo in Chiesa. Questa Chiesa era un bisogno per questa zona della città. La precedente piccola, la ricordo, più piccola di questa ala soltanto, non poteva assolutamente bastare già per la popolazione di allora e meno ancora per quella che si è poi successivamente aggiunta. Ed ecco allora che questa apertura, questi nuovi spazi, questa nuova dimensione risponde a una necessità. È la risposta a un bisogno pastorale di questa parrocchia che non poteva vivere, era soltanto asfittica con i pochissimi spazi di cui poteva disporre. E l'ardimento del padre Domenico Pisano, il quale, come lui stesso ha detto, ha accettato quasi una sfida e ha corso e corre un rischio. Ecco, però ci sono cose per le quali vale la pena accettare le sfide e correre i rischi. E poi il Signore in un modo o nell'altro provvederà. Per avere, diciamo, aperto questa chiesa nessuno ci ha guadagnato. Non ci sono state tangenti o interessi di altro genere che non fossero gli interessi dello Spirito, che ha bisogno dei suoi spazi ed ha bisogno delle sue strutture. Lo Spirito non è materia, ma noi insieme con lo Spirito abbiamo anche i nostri corpi. E allora ecco che ci troviamo in questa spazialità dilatata, dove con l'apposita e intelligente collocazione di questo altare ambo le navate possano essere utili, perché tutti ci troviamo riuniti insieme ed eleviamo lo spirito verso l'alto. È Cristo, l'altare è Cristo, e per questo i sacerdoti, quando arrivano all'altare per iniziare il santo sacrificio della messa, baciano questo altare. Per questo l'altare viene incensato come segno di onore, come segno di appartenenza a Dio. Per questo l'altare, che è Cristo, rappresenta anche quella pietra fondamentale della Chiesa. La Chiesa è costruita tutta su questa pietra fondamentale che gli uomini qualche volta cercano di rigettare, di ripudiare, ma che rimane la pietra fondamentale della Chiesa di Cristo, sulla quale anche noi siamo costruiti come pietre, come piccole pietre dell'unico grande Tempio che è il Tempio del Signore. Cristo sta sul fondamento della nostra fede, noi su questo fondamento costruiamo la nostra vita cristiana. L'altare ci rappresenta ancora questo. Cristo, pietra fondamentale della nostra fede, della nostra vita cristiana,
Cristo sacrificato sulla croce e sulla pietra del Calvario, Cristo che dalla mensa dona se stesso come alimento spirituale ai suoi fedeli. Ed allora circondiamo di grande onore questo altare, e quando si entra in una chiesa quello che ci deve prima di tutto attrarre l'attenzione, l'intenzione, la devozione, la venerazione è l'altare del Signore, con accanto il segno della croce di Cristo, con accanto anche il tabernacolo. Ecco, il tabernacolo, poi quando ci sarà il Signore dentro, davanti bisogna che non ci stia nessuno, ecco, deve essere ben libero il tabernacolo, perché quello pure è un altro polo, un altro centro dell'attenzione e della venerazione che noi entrando in chiesa dobbiamo esercitare. Eccomi cari, allora alcuni riti si svolgeranno ora intorno a questo altare per metterne in evidenza, per mostrarne la santità, il significato, la funzione, la dignità. Ecco, alcuni gesti che faremo intorno a questo altare avranno questo scopo di rendere visibile quello che noi crediamo con la fede ma non vediamo. Le cose della fede bisogna in qualche modo vederle anche con gli occhi, ed ecco allora i segni liturgici, i segni sacramentali che servono non per rimanere attaccati a quel segno, ma attraverso quel segno capire, comprendere cosa ci sta al di là, le realtà trascendenti, invisibili, impalpabili, ma che sono ugualmente presenti al nostro spirito nella luce e nella dimensione della vita. Santi di Dio che dimorate sott'altare, pregate per noi Cristo Signore. I corpi dei santi dormono nella pace, il loro nome vive in eterno. Vengono collocati sotto l'altare le reliquie di San Luigi Gonzaga. È uso che negli altari sia inclusa una reliquia di qualche santo. All'inizio erano dei martiri, poi anche dei santi. La reliquia inclusa in questo altare è di San Luigi Gonzaga. Ecco. Segno visibile del mistero di Cristo che si è offerto al Padre per la vita del mondo. O Signore, l'incenso della nostra preghiera, come il profumo riempie questo tempio, così la tua Chiesa nel mondo spanda la soave fragranza di Cristo. Viene ora incensato l'altare e poi sarà incensato il popolo di Dio, che è anch'esso meritevole di onore se vive degnamente.
Daniele. Subito i fiori, subito. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e Eminenza reverendissima, reverendi padri, reverende madri e la comunità di Barone Scala che io rappresento in questo momento vi ringrazio della vostra partecipazione e vi rivolgo un saluto. Al contempo noi ci vogliamo rivolgere al nostro padre. Caro padre Domenico, in questo clima di fervore per l'inaugurazione della ricostruita Chiesa, sentiamo il dovere di manifestarti il nostro pensiero, che è ad un tempo di ringraziamento per quello che hai fatto per la nostra comunità parrocchiale e di rinnovata stima per quello che farai. Accetta queste parole, anche se non riuscirai
riusciranno ad evidenziare i tuoi meriti e tienile presenti come l'espressione del nostro affetto. Tanti mesi sono trascorsi da quando, pressati dalle infiltrazioni d'acqua piovana e dalle fenditure del tetto dell'allora esistente chiesa che si allargavano a vista d'occhio, cominciammo a parlare di come intervenire per evitare nel tempo una possibile disgrazia. Continuando in quello stato, non avremmo potuto fare altro che chiudere la chiesa, rischiando la dispersione della comunità che proprio in quel periodo cominciava a prendere consistenza. E tu, buon pastore, non potevi permettere che ciò succedesse. Ti ringraziamo per non averlo permesso, anche se le decisioni prese insieme a noi ti hanno provocato le crisi più profonde, notti insonni, tra lunghi silenzi carichi di sofferta meditazione. Caro Parrino, così ci piace. Ministro di Dio davanti a Dio e semplice uomo davanti all'uomo. Sappi che ti seguiremo ovunque finché le nostre sofferenze saranno anche le tue, finché le nostre gioie saranno anche le tue e finché ci darai consapevolezza che il nostro agire è secondo amore. Grazie, caro Padre Domenico. Tu sai che l'avventura non è ancora finita, anzi, la nuova chiesa è solo il punto di partenza per la vigna del Signore. Il lavoro è molto e gli operai sono pochi. Ma coraggio, Padre Domenico, insieme ce la faremo. La tua comunità. Insieme ce l'avete fatta ed insieme ce la farete. Questo è uno di quei segni che mostrano chiaramente come veramente nella comunione, nell'unione, nella collaborazione si possono fare cose che da solo nessuno potrebbe fare. È la forza dell'essere insieme e il Signore benedice quando si lavora insieme e tiene conto di questo vincolo che ci unisce per fare le cose buone. Ci sono quelli che purtroppo nella vita si uniscono per fare le cose cattive, le cose malvagie, ma che viva Dio ci siano anche quelli che si uniscono per fare le cose buone. E voi avete fatto una cosa non buona ma ottima, perché risponde non soltanto ad esigenze materiali della vostra vita, che pure ci sono e bisogna soddisfarle, ma risponde alle esigenze dello spirito, e lo spirito è quello che vale. La carne non ha tutta la sua realizzazione. Benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace.